Simone Patacchiola, centrale difensivo dell'Atenogen, che strappa un punto a Muravera. Nel finale ci voleva carattere, noi ti conosciamo, il carattere ce l'hai, l'hai messo, hai recuperato tantissimi palloni, questo punto per voi era di vitale importanza. Sì, era un punto molto 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 importante per la zona nostra molto rossa. Siamo venuti qui consapevoli che era una partita molto molto difficile, che Muravera era l'ultima spiaggia e doveva prendere più punti possibili. E noi altrettanto. È uscito un pareggio e niente, è andata bene così alla fine, dai. Senti Simone, voi arrivavate da una bella vittoria domenica, un altro scontro diretto, gol tuo. Abbiamo visto le immagini, diciamo che è stato un po' fortunoso, però importante perché tre punti sono fondamentali. Sì, sì, è stato tre punti molto molto fondamentali. Il gol è stato un po' casuale, un po' fortunoso, diciamo. Senti Simone, ti abbiamo visto nell'esperienza Stellaris, metà stagione, quest'altra metà stagione alla Tedo. Come ti stai trovando? Credo bene, perché hai... Sì, sì, mi trovo bene, abbastanza bene, anche se i compagni non sono tanto normali, però purtroppo abbiamo questi e ci dobbiamo tenere questi. Senti, come lo vedi il campionato? Perché comunque la Serie D l'è già fatta e non è facile raggiungere la salvezza in un contesto come la Te Dolce, che in squadra tanti giorni. Sì, è un campionato molto molto equilibrato, soprattutto quelli che viaggiano davanti, infatti si stanno giocando il campionato tra Arzachena, Rieti e Monterosi, sì. Diciamo che niente, nella parte bassa della classifica è un girone molto molto equilibrato, quindi più punti porti a favore tuo e prima raggiungi gli obiettivi. Ecco, questa è una fase calda dove appunto si deve mettere da parte il fioretto, no? E si mette un po' di sostanza. Anche, no? Certo, certo. Basta giocare bene, abbiamo provato durante le settimane, durante le domeniche, ma ora non è più tempo di scherzare. Come vengono i punti, 1, 3, ora sono vitali per noi. È una partita strana perché potevate sbloccare la fine del primo tempo col calcio di rigore, Giuseppe è stato espulso, grande sofferenza attraverso la finale del Muravera, è successo un po' di tutto, però lì avete strappato il punto che volevate. Sì, siamo partiti molto bene, diciamo, abbiamo avuto l'occasione del rigore, cose che capitano, soprattutto in queste circostanze, però diciamo che siamo stati bravi a difenderci, soprattutto quando siamo rimasti in 10, e siamo stati un po' fortunosi alla fine per la traversa e ci accontentiamo di questo punto. Quindi Simone, giocate col Trestina, poi non giocate prima di Pasqua perché c'è la gara col Foligno, dopo Pasqua avete le migliori del girone, tra cui il Rieti. Vorrei fare uno scherzetto anche alla tua ex squadra. Già io l'ho fatto all'andata lo scherzetto, no scherzo, diciamo che niente, noi siamo pagati per questo, noi non regaliamo niente a nessuno come nessuno ci regala niente a noi, poi è normale che magari ci sono situazioni dove nessuno fa la guerra a nessuno, se è, però io personalmente come tutta la squadra giocheremo tutte le partite fino alla fine con massima concentrazione e rispetto per la maglia che indossiamo. Grazie Simone, complimenti per la gara di oggi, per il campionato di stazione della Te Dolce, un bocca al lupo.